Gesù, amen e amen. Allora intanto vi voglio incoraggiare, intanto a tutti i responsabili di Connection, perché un responsabile è uno che cammina avanti, di acquistarvi, che poi non è un acquisto, è un contributo per stampa, è ben diverso, acquistarvi il libro La vita benedetta. E poi anche a coloro che non sono responsabili vi incoraggio a prendervi questo libro, se per caso non ne abbiamo in abbondanza prenotatelo, perché credo che lo Spirito Santo vorrà trasformare la vita della Chiesa a proposito di prepararci per la prossima stagione. E questa mattina io avevo iniziato già questo libro, ne avevo finito, ne stavo leggendo uno, ne ho iniziato anche questo, poi finendo il primo libro che stavo leggendo, questa mattina stavo leggendo questo libro e ho letto che il pastore Robert Morris in Texas ha fondato una chiesa nel 2000 e due anni fa, prima della pandemia, contavano 39.000 persone, dal 2000 al 2019. Quindi in 19 anni Dio in qualche modo ha chiamato 39.000 persone. Noi, e dicevo, Signore, noi abbiamo iniziato qua nel 2009, siamo arrivati nel 2022 a 13 anni e contiamo soltanto spiccioli. Diciamo, quanto siamo indietro in Italia? La chiesa più grande che c'è in Italia è la chiesa di Palermo, la Parola della Grazia di Palermo, ma per tutto il lavoro, la mola di lavoro che fanno, di servizio che fanno al Signore, diciamo che conta 4.000 persone in 30 anni di storia. Io credo che la nazione dell'Italia ci deve essere una svolta. Io credo che da nord a sud, da est a ovest, nella nazione dell'Italia ci deve essere una svolta. E chissà se Dio non lo voglia fare attraverso di te. Stai attento quando dici amen. Amen significa è così. Perché questa mattina Daniel, mentre stava pregando, lui non lo sapeva, ma stava pregando, Signora, perché ci siano possibilità per mandare. Non avevamo fatto mai questa preghiera. Però stai attento, quando dici amen significa è così. Se Dio non ti prende in parola e ti manda per andare a creare qualcosa. Ovvero questo qualcosa è un'opera che significa andare là per fare qualcosa di nuovo per il regno di Dio. Perché lo Spirito Santo, credo che in tempi come questi, il suo più grande desiderio in questo tempo non è quello di coccolare le persone, ma è quello di salvare le persone. E li vuole salvare attraverso anche la tua vita. Significa che tu ed io dobbiamo collaborare perché le persone possano venire alla conoscenza della verità. Quindi preparati per la prossima stagione. Se vi ricordate, 2 anni e mezzo fa, nel mese di febbraio, non sapevamo cosa stava per accadere nel febbraio 2020, ma da un momento all'altro è accaduto qualcosa che ha cambiato la storia dell'umanità, ha cambiato anche la storia della Chiesa, dove tanti credenti nel tempo di pandemia, credenti non discepoli, perché discepoli è un'altra cosa, tanti credenti nel tempo di pandemia si sono arenati perché non erano preparati per far fronte ad una nuova stagione. Un'era nuova, una cosa nuova, mai sperimentata prima, mai vissuta prima, forse ne avevi sentito parlare, le persone ne avevano sentito parlare di pandemie, ma mai sperimentato tutti rinchiusi in casa, nessuno poteva uscire, e ovunque arrivavi dovevi lavarti le mani, e ci hanno fatto quello che realmente è una pressione psicologica, lavati bene le mani, sciacqua, devi stare 60 secondi a girarti col sapone, disinfettanti, entri qua, mettiti mascherina, e poi dice qualcuno però per ubbidire così tanto ne indossava pure due di mascherine. Dice se uno filtra ce ne metto un'altra sopra, e quindi tutto questo ha portato terrore e panico. Perché? Perché c'era una fede fondata
su una convenienza, una fede blanda, non radicale. E quindi si era cristiani, non discepoli. Quando la Bibbia invece ci parla che il mandato che Gesù diede ai discepoli, ai dodici, disse: andate e fate discepoli di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E sapete, oggi è cambiata la cultura della Chiesa, perché le persone arrivano in Chiesa, stanno 3, 4, 5 anni senza battezzarsi. Devo pensarci, ancora non sono pronto. Quando la Bibbia dice che il passo successivo dopo aver aperto il cuore a Cristo Gesù è il battesimo, battezzarsi. Ora ovviamente per battezzarsi ci vuole realmente una vita cambiata, un ravvedimento, significa una persona che per sua esperienza personale, per sua decisione ha detto basta con la vecchia vita, voglio iniziare una nuova vita con Cristo Gesù. Non può vivere una vita con Cristo Gesù e una vita nello stesso tempo vivere con sistemi umani mondani e trasgressori alla parola. Ma una persona che realmente ha cambiato mentalità, è stata impattata con lo Spirito Santo, con Gesù, con la parola, e dice: wow, Gesù è venuto a fare qualcosa di straordinario nella mia vita. E la Bibbia dice che chi avrà creduto dovrà essere battezzato. E io voglio dare la mia vita a Gesù per essere battezzato. Amen? Ci siete? Possiamo entrare nella parola? E allora aprite la vostra Bibbia in Ebrei capitolo 11 versetto 1. A proposito di fede, la Bibbia dice: or la fede è certezza di cose che si dimostrazione di cose che ancora non si vedono. E la versione Amplified, ascoltate cosa dice la versione Amplified: ora la fede è la certezza, tra virgolette, atto di proprietà o conferma. Cos'è un atto di proprietà? È un atto legale fatto davanti a un notaio che attesta che l'appartamento dove tu vivi è tuo di proprietà. Oppure un atto di proprietà può essere la macchina, che nel libretto della tua macchina c'è il tuo nome scritto e quella macchina appartiene a te. E quindi dov'è che quando ti fermano, guardano il libretto, dicono la macchina realmente, perché prendono il tuo documento d'identità e il libretto dice e attesta realmente che la macchina è tua. E la fede è come un contratto, un atto di proprietà. Attesta. E poi ascoltate cosa dice ancora. Dice: or la fede è la certezza, atto di proprietà delle cose sperate, divinamente garantite. Amen. È l'evidenza delle cose non viste, quindi la convinzione della loro realtà. La fede comprende come fatto ciò che non può essere sperimentato con i sensi fisici. Significa che per vedere quello che dovrà accadere più avanti, tu non lo puoi sperimentare con gli occhi naturali, non lo puoi vedere con i tuoi occhi fisici, ma hai gli occhi dello spirito, gli occhi della fede per poter vedere quello che dovrà accadere. E questo lo puoi sperimentare se hai un rapporto con Gesù, se hai un rapporto con lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo, la Bibbia dice, sarà Lui che ti rivelerà, ti farà vedere quello che dovrà accadere più avanti. Ti farà vedere quello che Lui vorrà fare i prossimi 5 anni, il prossimo anno, i prossimi 2 anni, i prossimi 3 anni, quello che Lui vorrà fare domani, quello che Lui vorrà fare più tardi, come Lui si vuole muovere. E sapete, Gesù di questo ne aveva esperienza, perché Lui era un uomo che aveva rivelato sempre e continuamente quali erano le intenzioni di Dio, quello che il Padre voleva fare. Perché? Perché Lui aveva un rapporto con il Padre. Quindi in funzione del rapporto che noi abbiamo con lo Spirito Santo ci unge per farci vedere le cose che dovranno accadere. E quando tu vedi quello che dovrà accadere, ti accorgi che lo Spirito Santo che te l'ha detto, perché tu conosci la sua voce, tu conosci la sua persona, tu sai come si muove, tu rimani convinto
che quello che lo Spirito Santo ti ha fatto vedere dovrà accadere. E anche se le circostanze sono avverse, i venti soffiano contrari, ci sono tempeste nella tua vita, le situazioni tutte attorno a te parlano di tutt'altro, tu rimani fermo perché sai che lo Spirito Santo che te l'ha fatto vedere, te l'ha mostrato e niente e nessuna cosa ti può smuovere. Ma oggi sapete la realtà del cristianesimo qual è? Il cristianesimo emozionale, un salire e un scendere. Mi piace, sono entusiasmato per servire il Signore e poi caliamo. Voglio fare questo, spaccare il mondo, andare in missione e poi no, penso che Dio mi abbia chiamato ad un'altra cosa. Mi sento di fare questo, di fare quell'altro, di servire e poi invece arrivi in chiesa per servire, tutto collassato. Poi c'è un'altra che oggi nella chiesa non vuole servire più nessuno. Voglio fare lo spettatore in chiesa, non mi voglio. Ci sono quelli che dicono: no, io vengo in chiesa, ma non mi voglio compromettere con la chiesa. Quando noi non ci compromettiamo con la chiesa, non ci stiamo neanche compromettendo con Gesù. Perché se Gesù e la chiesa sono tutt'uno, quando noi non serviamo la chiesa, non serviamo Gesù. E quando noi non abbiamo la rivelazione del Cristo, noi non serviremo neanche la Chiesa. Perché mentre stiamo servendo la Chiesa, stiamo servendo Gesù. Mentre desideriamo servire Gesù, lavoriamo per servire la Chiesa. Attenzione, servire la Chiesa è un conto, servirsi della Chiesa è un altro conto. Mi spiego. Servire la Chiesa tu lo fai come Cristo lo ha fatto, dando la sua vita come prezzo di riscatto, non aspettandosi niente in cambio. Noi servirsi della Chiesa è come dire mettermi in mostra per farmi vedere che anche io ci sono e dire ai fratelli: e se non mi senti con questo fischio ne faccio uno più forte, come dire guarda che ci sono anch'io. Ma servire il Signore è servire indipendentemente da quelli che gli altri ti possono dire, se gli altri ti vedono, ti si osservano, se ti onorano o non ti onorano. E tu lo fai con un atto di fede: sto servendo Gesù nella chiesa dove Dio mi ha messo. Amen? Quindi la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che ancora ti dimostrerò, perché ho un titolo di proprietà, ti dimostrerò quello che dovrà accadere. E io mi ricordo sempre, lo ripeto, mi piace ripeterlo, l'ho ripetuto anche a Tolmezzo questa settimana, che quando abbiamo iniziato i nostri servizi, abbiamo iniziato l'opera qua a Udine, eravamo a casa che ci riunivamo e io parlavo profeticamente, parlavo che sarebbero arrivate delle persone, che lo Spirito Santo avrebbe chiamato delle persone, di quali c'eri anche tu, e tu non lo sapevi, ma io comunque lo Spirito Santo non mi aveva fatto vedere il tuo viso, non ti conoscevo fisicamente, ma sapevo che un giorno tu dovevi arrivare. E ricordo che c'era una sorella, io facevo la prima, la seconda, terza volta, quarta volta, quinta volta, Dio sta chiamando persone, noi dobbiamo lavorare, dobbiamo servire perché Dio chiamerà delle persone. E una sorella arrivando a un certo punto mi dice: c'è Maurizio, dice, ma noi preghiamo sempre che arrivano persone, ma come mai non arrivano persone? Perché c'è una mentalità, oggi chiedo, ieri voglio ricevere. Beh, io vi dico che noi siamo andati avanti, questa sorella, con mio dispiacere, non è più tornata in chiesa, perché non aveva vista spirituale, non c'era una visione spirituale, non c'era un reale rapporto con Dio, non c'era neanche quella, credo, quella misura di fede che Gesù ha data a ciascuno di noi, alimentata al punto tale da poter vedere quello che Lui voleva fare. Quando noi abbiamo realmente un rapporto con Gesù, abbiamo fede, e la fede è un atto di proprietà, come dire mi attesta realmente che questa è la volontà di Dio, e anche se le situazioni attorno a me sono avverse, io credo che Dio lo farà, perché se Dio ha detto lo farà.
E quando Dio parlò ad Abramo e gli ha detto Sara l'anno prossimo abbraccerà un figlio, la Bibbia dice che Sara era dietro la tenda che ascoltava, e quando sentì parlare Dio in questo modo ad Abramo, Sara rise e Dio gli ha detto ma perché sta ridendo, c'è qualcosa troppo difficile per me? E Sara ha detto non ho riso io, e Dio gli ha detto no, invece tu hai riso perché c'è qualcosa di difficile per me. Poi Sara ha fatto un rinnovamento, perché la Bibbia ci parla che in Romani, anche nella lettera agli Ebrei, che lei ha concepito, ha avuto fede per poter concepire. Così noi dobbiamo prestare attenzione che quando Dio parla noi non dobbiamo dubitare di quello che Dio dice. Se Dio dice nella sua parola io non ti lascerò, non ti abbandonerò, anche se tu ti dovresti trovare in mezzo a tempeste della vita, a naufragi, devi credere che Dio l'ha detto e Dio è con te. Il problema non è che Dio si allontana da te, il problema è che tu ti sei allontanato da Dio e che hai dato più ascolto alla tempesta piuttosto che prestare ascolto allo Spirito Santo. Amen? Possiamo andare avanti o ci possiamo anche fermare qua? Ebrei capitolo 11, non possiamo parlare di fede senza citare il libro di Ebrei. Dice, or senza fede è impossibile piacergli a Dio, perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che Egli è il rimuneratore, ovvero il ricompensatore di coloro che lo cercano. La versione Amplified dice, ma senza fede è impossibile camminare con Dio. E piacergli, perché chi si accosta a Dio deve necessariamente credere che Dio esiste e che Egli ricompensa coloro che lo servono o camminano con Lui. Sai, se tu hai la certezza che stai camminando con Dio, se tu realmente lo stai cercando, tu devi credere che Dio è con te e che Lui si manifesterà alla tua vita. Se tu realmente stai servendo Dio e nessuno ti sta mai apprezzando, ti sta mai onorando, tu devi credere che Dio è con te e sarà Lui che ti onorerà. Anche se apparentemente nessuno ti calcola, ti onora, ti apprezza, tu devi credere che Lui è il ricompensatore dei tuoi sacrifici. Posso scendere più in profondità? Ok, venite, soccorre Daniel. Due persone soltanto. Ve lo dico in privato. Scherzo. Sul serio stanno prendendo. Due persone che rispondono, rispondo solo a loro. Quando... No, potete accomodarvi, era uno scherzo. Quando noi offriamo a Dio, diamo a Dio la qualsiasi cosa, anche la nostra vita, tu devi credere che Egli è pronto a ricompensarti. Perché se ti stai accostando a Dio, devi credere che Egli è il ricompensatore di coloro che lo stanno cercando. O per meglio dire, Lui è il ricompensatore di coloro che stanno camminando con Dio. Il problema è, tu stai camminando con Dio? Punto di domanda. Non voglio che mi rispondi, ma voglio che rispondi a te stesso. Tu stai camminando con Dio? Enoch, la Bibbia dice che camminò con Dio e arrivando a un certo punto non fu più trovato. Allora dobbiamo comprendere che noi dobbiamo avere la certezza, ma sto camminando con Dio? Sto realmente servendo Dio? Sto onorando Dio? Perché se io sto camminando con Dio, io so che Dio mi ricompenserà. Se lo sto servendo, io so che Dio mi ricompenserà. Se io sto offrendo a Dio, io so che Dio mi ricompenserà. Perché la Bibbia dice che Egli è il ricompensatore di coloro che lo cercano. Dice, ma senza la fede, senza la convinzione, senza l'atto di proprietà, è impossibile camminare con Dio. È impossibile dire io sto camminando con Dio e vivere nella paura e nell'incertezza del domani.
È impossibile dire io sto camminando con Dio e non servire Dio. È impossibile dire io sto servendo Dio e non evangelizzare le persone. È impossibile dire io sto camminando con Dio e non rappresentare Dio. È impossibile dire io amo il Signore e sto camminando con Dio e non offrire la tua vita a Gesù. È impossibile camminare con Dio, servire Gesù, pensare di servire Gesù e non offrire. È impossibile. Perché se tu realmente conosci chi è Dio, se io conosco chi è Dio, la Bibbia dice, la lettera agli ebrei dice che egli è il ricompensatore di coloro che camminano con lui. E se vai a vedere tutta la sfilza degli uomini che hanno servito, i campioni della fede, io voglio che in questo libro ci fosse scritto anche tu e anche io. La Bibbia dice nel capitolo 11 della lettera agli ebrei, parla dei campioni della fede, e dice per fede Abele offrì un sacrificio più eccellente di quello di Caino. Per fede Enoch fu rapito perché non vedesse la morte. Per fede Noè, divinamente avvertito, preparato per la prossima stagione, preparato perché doveva accadere qualcosa del diluvio. Noè, divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora. Per un atto di fede, di fiducia, perché lui camminava con Dio a quell'epoca, in quell'era c'era solo ed esclusivamente Noè che si trovava giusto sulla faccia della terra. E Dio si è dovuto servire di Noè per salvare l'umanità. E Noè non è che aveva costruito un'arca perché l'aveva visto costruire a qualcuno. Non è perché qualcuno stava costruendo un'arca, dicebbe si fa in questo modello, ma Dio stesso gli ha rivelato come doveva essere costruita l'arca e lui sfidò l'umanità, camminò controcorrente perché per lui era più importante obbedire a Dio e camminare per fede con Dio piuttosto che piacere agli uomini. Ci siete, chiesa? Perché a volte dici io sto camminando per fede, se Dio ti dice di fare qualcosa che nessuno ha mai fatto mai, tu sei pronto a farlo? Se Dio ti dice vendi la tua casa, se Dio te lo dice, non ascoltate magari predicatori che dicono il Signore mi ha fatto sentire che ti deve vendere la tua casa, assolutissimamente. Dico, se Dio te lo dice, tu conosci la voce di Dio e Dio te lo dice, non un predicatore, non sarà mai un predicatore, Dio non si userà mai di un predicatore, mai di un profeta che ti dice venditi la casa perché Dio vuole fare qualcosa, ma è Dio che parla al tuo cuore. Forse te lo potrà confermare da un ministro di cui c'è attendibilità, ma Dio già ha ministrato al tuo cuore. Giusto per precisare, che qualcuno dice, anche per coloro che seguono online, dice, ma il pastore ha detto che devi venderti la casa. No, 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 sto dicendo questo, sto facendo un esempio. Se Dio ti dice di vendere la casa perché vuole fare un'opera in una città dove è desertica, dove c'è deserto, tu sei pronto realmente a venderti la casa e a dare i soldi a Dio del ricavato perché Dio vuole fondare una chiesa in quella determinata città dove non c'è nessun credente? Noè credo che impiegò tanti anni e tanti sacrifici per costruire l'arca. La Bibbia dice, avvertito di cose che ancora non si vedevano, con pio timore, significa con gran rispetto per quello che Dio gli aveva detto e per la persona di Dio, lui è stato pronto ad affrontare sacrifici per una prossima stagione. Doveva venire il diluvio e l'umanità doveva essere salvata, la sua casa doveva essere salvata. Con pio timore preparò l'arca per la salvezza della sua famiglia. Per fede Abramo, quando fu chiamato, ubbidì per andarsene in un luogo che egli doveva ricevere in eredità. Non sapeva dove doveva andare, ma per un atto di fede Dio gli ha parlato e gli ha detto: Abramo, esci dal tuo paese, dal tuo parentado e va nel paese che io ti mostrerò. Sai quando Dio mi ha parlato di venire a Udine? Quanto amici e familiari c'è? Un paio di mesi e ti faccio vedere che torna qua. Lascia fare un paio di mesi e ti faccio vedere che torna.
Bene, sono passati più di 6 mesi e sono qua e resto qua, fin tanto che Dio mi permette di stare qua. Così quando Dio ci parla, sai che è importante, io quello che sento nel mio cuore, nel mio spirito, che la Chiesa deve essere preparata, perché Dio ti può dire la qualsiasi cosa, dove tu non vedi e non pensi di poter fare quella determinata cosa, ma Dio ti chiama a farla. E Dio te lo confermerà attraverso 2 o 3 testimoni che hanno attendibilità, non quelli che ti piacciono a te, ma autorità poste in ordine, che camminano in ordine, dove c'è attendibilità. Dio te lo confermerà. Per fede Abramo, quando fu chiamato, ubbidì. Questa è bella, questa parola di ubbidire. Qualcuno dice oggi: io ubbidisco solo a Gesù, ubbidisco solo a Dio. Sai, per esperienza ti posso dire una cosa, che se tu ed io non sappiamo ubbidire alle autorità poste sopra di noi, non sapremmo neanche ubbidire a Dio, perché Dio si muove nell'ordine. In quel tempo, quando Dio ha parlato ad Abramo, non c'era nessuno sopra Abramo. E quando Dio ci vuole parlare, se noi realmente siamo ubbidienti a Dio, la prima ubbidienza la dimostriamo se siamo ubbidienti alle nostre autorità, altrimenti non saremo neanche ubbidienti a Dio. Dice che Abramo ubbidì per andarsi nel luogo che egli doveva ricevere in eredità. Per fede anche Sara, benché sterile, fuori età, ricevette forza per concepire, perché ritenne fedele colui che aveva fatto la promessa. Per fede Abramo, quando fu messo alla prova, offrì Isacco. Per fede Isacco benedisse Giacobbe ed Esaù anche riguardo a cose future, per la prossima stagione. Per fede Giacobbe morente benedisse ciascuno dei figli di Giuseppe. Per fede Giuseppe, quando stava per morire, fece menzione dell'esodo dei figli di Israele e diede disposizione circa le sue ossa. Per fede Mosè, quando nacque, fu tenuto nascosto per 3 mesi dai suoi genitori. Per fede Mosè, fattosi grande, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del faraone. Per fede abbandonò l'Egitto senza temere la collera del re, perché rimase costante, come se vedesse colui che è invisibile. Per fede Mosè celebrò la Pasqua e fece l'aspersione del sangue affinché lo sterminatore dei primogeniti non toccasse quelli degli israeliti. Per fede passarono attraverso il Mar Rosso come su terra asciutta. Per fede cadono le mura di Gerico dopo che gli israeliti vi ebbero girato attorno per 7 giorni. Per fede Rabbe la prostituta non perì con gli increduli, avendo accolto con benevolezza le spie. Che dirò di più? Poiché il tempo mi mancherebbe per raccontare di Gedeone, di Barak, di Sansone, di Jefte, di Davide, di Samuele e dei profeti. E poi aggiungi anche il tuo nome. Lo scrittore dice: e che dirò, non mi basta il tempo per raccontare tutte le grandi cose questi uomini che hanno fatto per fede. E lo scrittore alla lettera agli ebrei ci vuole insegnare che il nostro cammino deve essere un cammino di fede, anche se tu non vedi niente. Mi torna in mente di quando è stato fatto un atto contro coloro che adoravano Dio, e Daniele si trovava in Babilonia, e Daniele ha detto: io non mi inginocchio davanti alla statua, perché io so in chi ho creduto. Ma il re gli ha detto: stai attento che andrà a finire nella fossa dei leoni. Non mi interessa di andare a finire nella fossa dei leoni, ma io non piego le mie ginocchia davanti a questa statua. E ho fede che anche se andrò a finire nella fossa dei leoni, ho fede che Dio mi libererà. Ma anche se Dio non mi liberasse, io comunque sia non mi ginocchio davanti a questa statua. Quanti oggi saremmo pronti per fare una dichiarazione di fede così? Io non mi inginocchio davanti a un problema, a una difficoltà, a una minaccia. Io continuo a rimanere fermo, fiducioso. Io ho creduto nel mio Dio. Sapete, oggi ci troviamo in un contesto di chiesa. Non parlo di chiesa nostra, ragazzi. Voi siete persone meravigliose, speciali. Ma il mio desiderio più grande questa mattina è quello di cercare di impartire nel vostro cuore e prepararvi per una prossima e futura stagione che non sarà facile.
dove sarai minacciato come è stato minacciato Daniele, come è stato minacciato Sadrach e Abednego, che furono gettati nella fornace ardente. E per un atto di fede loro rimasero fermi e poterono raccontare che Dio è stato potente da chiudere la bocca dei leoni e Dio è stato potente da spegnere il fuoco ardente, perché Mesach, Sadrach e Abednego non subissero alcun danno. E la Bibbia dice qualcosa di meraviglioso, che quando questi uomini uscirono fuori neanche gli indumenti facevano cattivo odore di fumo. Ora le difficoltà, forse tu non andrai a finire in una fornace ardente, forse non sarai gettato nello stagno, nella fossa con i leoni, ma ti troverai davanti a una difficoltà pari o simile a una fornace ardente. Ti troverai davanti a una minaccia, ti troverai davanti a una scelta: o servire Dio oppure comprometterti col sistema di questo mondo, adorare la statua. Sapete, io nel breve tempo di servizio che svolgo al Signore, ho visto, ricordo una volta, era venuto un fratello seduto in una di quelle sedie là, e lo vedevo preso per il Signore perché voleva spaccare il mondo, voleva evangelizzare, perché diceva: no pastore, ma noi dobbiamo fare questo, dobbiamo evangelizzare, dobbiamo parlare a questo, ma tu non vuoi evangelizzare. Dicevo: con calma, noi siamo una chiesa missionaria, siamo una chiesa che evangelizziamo, ma vogliamo fare le cose con ordine. Quando mandiamo fuori le persone per evangelizzare, ci deve essere attendibilità, perché se tu vai fuori ad evangelizzare le persone, poi le stesse persone ti incontrano che fai qualcosa che non parla di evangelo, tu stai discriminando, stai abbassando il livello dell'evangelo, stai portando Cristo Gesù in un livello molto basso, dove le persone poi respingeranno la chiesa, respingeranno l'evangelo. Bene, vi dico che è arrivato il tempo che ha fatto una scelta, si è ritrovato a tornare indietro, a ritornare nella Chiesa Cattolica. Non ho niente contro la Chiesa Cattolica, ma ho qualcosa contro il sistema. A riprendere nuovamente l'ostia, perché là c'era Gesù. Comprendete? Cioè, dove può arrivare quando l'Apostolo Paolo dice: or negli ultimi tempi saranno tempi difficili. Gli uomini saranno amanti del denaro, di posizione, di fama, di vanagloria, e non camminano più per un atto di fede, ma camminano per vanità umane, camminano per posizione, per voglie. Ma noi, il credente, non deve camminare per voglie, per desideri umani, per vanagloria. Il cammino del credente deve essere un cammino di fede. E poi ascoltate cosa dice qua. Dice: che dirò di più? Dice: il tempo mi mancherebbe per raccontare di Gedeone, di Barak, di Sansone, di Jefte, di Davide, di Samuele, dei profeti, i quali per fede conquistarono regni, praticarono la giustizia, ottennero l'adempimento delle promesse, chiusero le fauci dei leoni, spensero la violenza del fuoco, scamparono al taglio della spada, guarirono da infermità, divennero forti in guerra, misero in fuga gli eserciti stranieri. Tutte queste cose le hanno fatte per un atto di fede, perché camminavano per fede. Fede significa avere piena fiducia in Dio. Qualunque cosa possa accadere, io rimango fermo, non mi schiodo di qua, non cambio posizione, io rimango fermo nella mia posizione di fede. Dice: ma c'è un gran problema grande, vado a finire nella fossa dei leoni. Ebbene, là sperimenti la gloria di Dio. Daniele ha potuto raccontare: oh, mi piace quando il re l'indomani andò là e con voce accorata chiamò: Daniele, Daniele, il tuo Dio ti ha potuto liberare dalla bocca del leone. E Daniele gli ha detto: oh mio re, sono qua. Tu hai paura del topo, pensa se dovresti avere paura del leone. Ci sono quelli che hanno paura dello scorpione, pensa se ti dovessi trovare buttato in una fossa col leone. Oh, che caldo, 40 gradi, come soffro, pensa se dovresti andare a finire nella fornace di fuoco. Ci sei, chiesa?
Cioè tutti questi, dice, conquistarono regni, chiusero le fauci dei leoni, spensero con la violenza del fuoco. Quanto è potente la fede? Cioè il fuoco non ha avuto potere sulle loro vite. Pensa quanto è importante la fede. E l'Apostolo Pietro dice, state attenti, che la fede è molto più preziosa dell'oro che perisce. Oggi, cari fratelli, siamo facili a scendere nel compromesso. Stamattina, mentre stavo pregando, lo Spirito Santo mi ha portato un libro che ho letto 7-8 anni fa. Mi ha detto, prendilo e mettilo sulla scrivania e rileggilo. E il titolo è Guidare con integrità. Sapete, per molti l'integrità è estremismo. Sei un estremista. No, l'integrità è correttezza. Non è perfezionismo, non è estremismo, ma l'integrità è camminare in modo integro come Dio che amò Abramo. Dopo che lui aveva sbagliato, gli ha detto, Abramo, cammina alla mia presenza e sii serio con me, sii corretto con me, sii trasparente con me, sii chiaro con me. E il cammino che Dio vuole con noi e che noi dobbiamo fare con Dio è un cammino di trasparenza, è un cammino di rettitudine, è un cammino di verità, perché Dio attraverso la nostra vita possa fare cose grandi. E domani forse non ci troveremo nella lettera degli ebrei, ma ci troveremo nell'ultimo capitolo degli Atti degli Apostoli, quello che Dio ha potuto fare. E sai, quando tu ed io camminiamo per fede, la tua fede parla molto più delle tue parole. Le tue azioni di fede parlano molto più delle parole che noi, di una grande predicazione. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 7, la Bibbia dice, infatti camminiamo per fede e non per visione, non per quello che noi stiamo vedendo. Noi non dobbiamo camminare per le cose che ci girano attorno a noi. Ah, le cose vanno bene, allora possiamo fare questo, le cose vanno male, non possiamo. Ma se Dio l'ha detto, tu lo devi fare, punto. Sai che lo Spirito Santo mi sta amministrando per fare qualcosa di straordinario con la Chiesa? Perché la Bibbia ci insegna che dobbiamo imitare i campioni della fede. E io credo che presto noi non andremo a pagare un hotel per fare i ritiri spirituali, ma noi acquisteremo un terreno per fare un edificio, per costruire i locali per fare un ritiro spirituale. Forse ci andremo inizialmente con le tende, e là ti voglio vedere, la tua fede. Perché oggi siamo tutti, dobbiamo andare in hotel, dov'è l'hotel? Quanto stelle? 3. Vado in un altro ritiro perché ne ha 5. Perché guardiamo la qualità dei mattoni, non guardiamo la qualità della parola che scenderà. Perché se lo Spirito Santo vede che tu stai facendo sacrifici, Dio premierà la tua fede, i tuoi sacrifici. Se tu preferisci un 5 stelle o un 4 stelle, lo Spirito Santo dice, questo ci va perché vuole dormire bene la notte o perché si mangia bene la notte. Allora mangia nel ristorante migliore che io ti do una qualità di parola bassa. Allora ciò non significa che non dobbiamo trovare posti buoni per fare, ma dobbiamo essere pronti ai sacrifici. Perché forse ci ritroveremo ad affrontare stagioni dove non tutta la Chiesa ha la possibilità per pagarsi un ritiro spirituale. E che facciamo? Chi è di Paolo si fa il ritiro spirituale, chi è di Apollo non se ne fa? Allora organizziamo nelle tende, dice no, dice se c'è in hotel ci vado, ma in tenda no. Dice che tuo padre ha abitato in tende. Se la Bibbia dice che Abramo è tuo padre, il padre della fede, tuo padre ha abitato in tende. E anche nella tenda ti puoi fare un ritiro spirituale. Amen? E noi a Palermo non ce la facevamo nella tenda, ce la facevamo nelle roulotte. Non con 40 gradi, con 60 gradi. Perché la genialità di chi c'erano le roulotte, la genialità era che per proteggere le roulotte hanno fatto un tetto di lamiera.
così che scaldando il tetto di lamiera il caldo non poteva evaporare ma stava là. Ti dico ancora una cosa, quando facevamo i ritiri erano nelle roulotte e non potevi dormire nella roulotte 4-5 persone, ovviamente uomini con uomini, donne con donne, con le finestre chiuse. Cioè siamo tutti uomini, mettiamoci slip, dormiamo qua. Dovevi dormire con le finestre aperte, qualcuno con la porta aperta. Siccome c'erano anche donne non potevi dormire in slip, in mutande, dovevi dormire col pigiama. Erano sacrifici, ma i sacrifici salivano come un profumo soave davanti a Dio. Oggi sento dire anche coloro che vanno al ritiro, appena manca un'ora all'aria condizionata, perché per motivi organizzativi la spengono, perché poi ci sono fratelli che la lasciano accesa giorno, notte, 24 ore al giorno, dice vabbè tanto ho pagato il ritiro spirituale, è giusto che lascia accesa l'aria condizionata quanto voglio. Io ho pagato ed è giusto che... Allora, in certi momenti la spengono, lamentele perché spengono l'aria condizionata. Noi dobbiamo essere pronti a qualsiasi cosa, pronti a fare un cammino di fede, dobbiamo smontare quell'idea che abbiamo di andare al Cittafiermi, vado a prendere così il fresco e risparmio a casa mia. Noi dobbiamo crescere nella fede, anche se dovessimo attraversare momenti di difficoltà, dobbiamo essere pronti per servire il Signore. Vorrei scendere in profondità, ma ci sono tante persone nuove, poi vi faccio un culto. Dice, camminiamo per fede e non per visione. Domenica scorsa lo Spirito Santo, se vi ricordate ancora della predicazione di domenica, se l'avete ascoltata mentre eravate qua, ci ha parlato di fede in fede, dobbiamo camminare di fede in fede, significa salire sempre di livello, non rimanere con la fede iniziale di quella che è lo Spirito Santo. Ma scusate un attimo, a proposito dell'aria condizionata, avete acceso i riscaldamenti o l'aria fresca? Fresca? Allora il fuoco troppo unzione ho chiesto. Troppo infuocato, tranquillo. Significa che dobbiamo salire di livello nella fede, non dobbiamo, la Bibbia dice che Dio ci ha dato a ciascuno di noi una misura di fede e non dobbiamo rimanere con quella misura di fede, dobbiamo crescere, dobbiamo fare esperienze. A volte le situazioni avverse ci portano a fare esperienze con Dio. Romani 4:19, la Bibbia dice che quando Dio fece la promessa ad Abramo, lui non è mica si fece trovare là, diceva beh sto, Dio ha fatto la promessa e lui farà tutto. La Bibbia dice che non essendo affatto debole nella fede, Abramo non riguardò al suo corpo già reso come morto, avendo egli quasi 100 anni, né al grembo già morto di Sara, né dubitò per incredulità. Cosa ti voglio dire qua? Che quando Dio ti parla e le situazioni attorno a te sono negative, se Dio l'ha detto, Dio è potente da poterlo portare a termine. Una cosa però devi fare, devi fortificarti nella fede, perché la Bibbia dice che Abramo non fu trovato affatto debole nella fede. Perché alcuni dicono, ah, ma Dio fa tutto, sì, è vero, ma Dio ha bisogno della tua collaborazione, della tua fede. Se dico dobbiamo entrare allo stadio perché tutto, battiamo le mani. Per entrare allo stadio Dio ha bisogno della tua fede, che tu ti prepari ad essere un buon mixerista, un buon servitore, ad essere uno che sa accogliere, sa trattenere i bambini, sa lavorare con i media, sa cantare bene, sa suonare bene, una persona che sa che Dio mi deve portare là e che vuole salvare tante persone, una persona che offre, che decima, che serve il Signore, perché hai una visione profetica. E quindi siccome ami
quello che sta per accadere, quello che dovrà accadere, ma anche se non dovesse accadere mentre tu sei in vita, ma Dio lo vorrà fare con i giovani, ma i giovani lo potranno portare a termine attraverso la tua fede, la tua fedeltà. Ma se non c'è questa visione, Dio è potente da poterlo fare. Io so che entreremo nello stadio, non a vedere una partita di calcio. Ma Dio ha bisogno anche della tua fede. Dio aveva detto ad Abramo: io ti faccio padre di molte nazioni, da te usciranno dei re, io ti darò un figlio. Ma la Bibbia dice, la Bibbia è molto chiara, la Bibbia è molto trasparente, non ha bisogno di particolare interpretazione. La Bibbia dice che Abramo non fu trovato affatto debole nella fede. Non riguardò, non guardava con gli occhi umani, ma il mio corpo è già morto, ma Sara... Ma com'è possibile? Dice, neppure dubitò per incredulità. Come dire, ma veramente Dio mi ha detto che mi darebbe un figlio? Come potrà accadere tutto questo? Se io già ho quasi 100 anni, mia moglie ha 90 anni, non ha più il ricorso ordinario delle donne, i nostri corpi sono resi come vecchi, ma come può accadere tutto questo? La Bibbia dice che Abramo non dubitò per incredulità, non si mise a discutere, ma come accadrà tutto questo? Ma come avverrà? Non guardò l'evidenza, non guardò quello che stava attorno a lui, non guardò il suo corpo, neanche quello di sua moglie. Dice, non dubitò per incredulità. Oggi quanta incredulità abbiamo? Ragazzi, dobbiamo, sì, però problemi, mettiamo problemi, difficoltà, e se accade questo, se accade quello. Siamo pronti a usare le nostre bocche per parlare negativamente piuttosto che per parlare positivamente. Se Dio l'ha detto, noi dobbiamo dire, Dio l'ha detto, come lo farà? Non lo so. Ma se Dio l'ha detto, lo farà. Se rientra nel piano, nel proposito, nella volontà di Dio, Dio lo farà. Noi non dobbiamo dubitare per incredulità, siamo increduli, no, non ci credo che questo accade. Non ci credo che Dio vorrà salvare le persone, non ci credo che Dio ci vorrà portare allo stadio. E se Dio salva le persone, ci sono luoghi dove poter mettere le persone? Ammesso che noi ci crediamo che Dio vuole salvare le persone. Perché se, ti dico ancora una cosa, se noi ci crediamo che Dio vuole salvare le persone, noi ci adoperiamo per predicare l'Evangelo. Se noi non ci crediamo, noi non ci adoperiamo per predicare l'Evangelo. E sai, quando noi predichiamo l'Evangelo è un atto di fede, perché Dio vuole salvare, io predico. Ora, se la persona subito mi segue è una cosa, se non mi segue, io ho creduto che lo Spirito Santo vuole fare qualcosa nella sua vita, io ho predicato la sua parola, è un atto di fede, ma se non ci credo non predico la parola. Ci siete, chiesa? Pensate già alla pasta al forno, cannelloni, pasta col sugo, carbonara, allo scoglio. Poi dice al verso 21, al verso 20, dice fu fortificato nella fede. Significa che la nostra fede ha bisogno di essere fortificata giornalmente, di essere irrobustita, forte, una fede vera, una fede incrollabile, una fede che non si lascia smuovere, una fede che parla, una fede che è pronta a spostare le montagne, a spostare gli ostacoli, a spostare i dubbi. La Bibbia dice che egli fu fortificato, significa fece un lavoro nella sua vita per fortificare la fede. Io credo che Abramo ogni giorno guardava le stelle, ha detto Dio l'ha detto che la mia moltitudine sarà così, e non mi interessa se il corpo di mia moglie è morto, se il mio corpo è pure morto, Dio l'ha detto, io esco fuori, guardo le stelle, anche se al momento non c'è il figlio, Dio l'ha promesso e Dio lo farà. Come lo farà? Non lo so. Ma mirando le stelle, io credo che Dio l'abbia portato fuori per mirare le stelle, perché voleva lavorare nella sua vita, nella sua fede, attraverso il canale dell'immaginazione. E tutte le volte, tutte le sere che Abramo usciva dalla tenda, guardava il cielo e diceva: questa è la moltitudine che Dio mi darà. Non era guardare il corpo di sua moglie, non era guardare il suo corpo, ma guardava il cielo e diceva: Dio mi ha detto che la mia moltitudine sarà come le stelle del cielo, che non si potrà contare.
E io credo che Abramo non aveva un pastore, ma predicava ogni giorno alla sua vita e diceva: Dio l'ha detto e Dio lo farà, la mia moltitudine, i miei figli saranno una moltitudine come le stelle. E predicava continuamente e costantemente alla sua vita. Non aveva un pastore, non aveva un profeta, non aveva un mentore, non aveva un amico, ma Abramo, la Bibbia dice, è stato chiamato l'amico di Dio perché ha creduto in Dio. E Dio oggi sta cercando amici a cui poter aprire il cuore. Oggi andiamo cercando profezie, chiamata, questo, quello. Cari, noi dobbiamo sviluppare un rapporto genuino con Dio. Che il Dio possa dire: questo è un amico mio. Come Abramo è stato chiamato l'amico di Dio, che Dio possa dire: questo è un amico mio. Che le persone possano dire di noi: questo è un amico di Dio. Questo è uno o una che ha creduto alle promesse di Dio, senza vacillare, senza guardare le situazioni della vita, senza guardare quello che sta accadendo attorno a lui, ma avendo lo sguardo fisso su Cristo Gesù, autore e compitore della nostra fede. Poi dice al verso 21, pienamente convinto, non era dubbioso Abramo, dice sì, ma lo farà, e come lo farà, e come verrà, ma in che modo, discutiamo, andiamo a fare una ricerca, vediamo in internet, Google cosa dice, Wikipedia, chiamiamo a questo pastore, chiamiamo a questo profeta, chiamiamo all'apostolo, vediamo cosa dice, chiamiamo un evangelista, come avverrà, chiamiamo un interprete, chiamiamo un teologo. La Bibbia dice che Abramo era pienamente convinto che ciò che Dio aveva promesso per la sua vita, lui era potente da poterlo fare. Non dipendeva dalle sue capacità di Abramo, non dipendeva da quello che lui poteva fare, non dipendeva dalla sua forza, ma dipendeva tutto da Dio, e Dio l'ha potuto portare a termine perché Abramo si è fortificato nella fede. Abramo era convinto che quello che Dio aveva promesso era potente da poterlo fare. Ora il problema sta, tu sei convinto che Dio è potente da fare miracoli nella tua vita? Quando c'è un cancro, quando c'è una difficoltà, tu devi credere che Dio è potente da guarirti, da liberarti, da sanarti. Quando c'è un qualsiasi problema finanziario nella tua vita, che ti trova in mezzo ai guai, in mezzo a una tempesta di debiti, ma stai onorando Dio, tu devi credere che Dio interverrà miracolosamente, non scendendo nel compromesso e dire poi: oh, guarda, guarda, Dio mi ha benedetto. No, ma camminando in integrità, camminando con fedeltà, continuando a servire, continuando a rimanere fermo, Dio provvederà miracolosamente, perché Dio vorrà mostrare la sua gloria nella Chiesa, nei suoi figli, perché tu non possa mendicare il pane, tu dovrai essere la testa e non la coda, tu dovrai prestare, non andare in prestito. Ma noi oggi cosa facciamo? Andiamo in prestito piuttosto che obbedire alla parola. Piagnucoliamo sempre piuttosto che rimanere fermi nella parola e dire: Dio l'ha detto, lo farà. Dio me l'ha promesso e io rimango fermo, qualunque cosa potrà accadere attorno a me, io dovrò rimanere fermo. Sai, cari, se io avessi dovuto camminare per tutti i fratelli che sono venuti, tutti quelli che mi elogiavano, io oggi non sarei qua. Per tutti quei fratelli: pastore, ti aiuto io. Io ho sempre detto: l'aiuto viene da Dio. Lui è la mia roccaforte, lui è il mio aiuto. Grazie a Dio per tutti i fratelli, ma è stato sempre Dio la mia roccaforte, è stato sempre Dio il mio aiuto. Fratelli che avevano fatto promesse di servire, di impegno, di dare. Ho detto: tu non dai a me, tu non, se servi, servi la Chiesa, se dai, tu non dai a me, tu dai alla Chiesa. La mia divina provvidenza è il Signore. Se devo mangiare pane e acqua, sono pronto a mangiare pane e acqua. Se devo fare digiuno, sono pronto a fare digiuno, ma non scendo a compromesso con niente e con nessuno. Amen? Galati capitolo 3 verso 6, andiamo verso la metà, la chiusura. Così anche Abramo credette a Dio, e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Sappiate pure che coloro che sono della fede sono figli di Abramo. Volete che ve lo rileggo? Così Abramo credette a Dio
e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Sappiate pure che coloro che sono della fede, cioè se tu sei della fede, sei figlio di Abramo, significa che lo stile di vita che ha avuto Abramo lo devi avere anche tu. La fede che ha avuto tuo padre Abramo la devi avere anche tu. E se tu non conosci la fede di Abramo, vai a studiare la fede di Abramo e cerca di farla tua e di applicarla nella tua vita. Perché la Bibbia dice che regni furono conquistati per mezzo della fede. Non perché conosca questo, conosca quello, conosca quell'altro. È bene avere conoscenza, avere buone relazioni, ma a volte ci sono situazioni che vanno conquistate solo ed esclusivamente attraverso la fede. Dice, e la scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato le nazioni mediante la fede, diede prima ad Abramo una buona notizia: tutte le nazioni saranno benedette in te. Perciò coloro che si fondano sulla fede sono benedetti col fedele Abramo. Coloro che si fondano sulla fede, Abramo, la Bibbia dice che è stato grandemente benedetto. C'è un'espressione molto bella nella Bibbia: non sei tu a presentarti, ma saranno gli altri a parlare di te. Quando Eliezer, spero di non fare un insegnamento, una predicazione, di fermarmi a un esempio, quando Eliezer andò tra il parentato di Abramo per prendere una moglie per Isacco, Eliezer, quando si presentò ai familiari di Rebecca, gli disse: il mio padrone, Dio al mio padrone lo ha benedetto grandemente. Il servo riconosceva che Dio aveva benedetto grandemente il suo padrone, e quando andò a prendere la moglie, la cosa gli ha detto: guardate che il mio signore è stato grandemente benedetto da Dio e gli ha portato doni. La benedizione, la ricchezza che Dio aveva dato ad Abramo correva, si espandeva. E la Bibbia dice: coloro che si fondano sulla fede, non sul ragionamento, sulla fede, sulla piena fiducia, confidando pienamente in Dio, sono benedetti col fedele e benedetto Abramo, il padre della fede. Prima Timoteo capitolo 1 verso 5, Paolo prevede quello che dovrà accadere e cerca di lasciare un testamento a suo figlio Timoteo. Quanto è importante avere padri spirituali. Noi possiamo ascoltare migliaia e migliaia di predicazioni, internet ci fornisce svariate migliaia di predicazioni, non fanno altro che intossicarci sempre di più. Ma la cosa più importante è avere un padre. È un padre è colui che ti insegna e ti porta a conoscenza della prossima stagione. Difatti anche i padri naturali gli dicono ai figli: sta attento, non andare là perché non è buono che vai in questi posti. I figli ci vogliono andare e poi sbattono la faccia. Dice: è vero, mio padre aveva ragione, mia madre aveva ragione. E Paolo, sapendo quello che doveva accadere, gli scrive a Timoteo e gli dice: or la fine del comandamento è l'amore, che viene da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede non finta. Al verso 18 dice: ti affido questo incarico, figlio Timoteo, in accordo con le profezie fatte in precedenza a tuo riguardo, perché tu conduca in virtù di esse un buon combattimento, avendo fede e buona coscienza. Sai, anche la fede subisce un combattimento. Nella nostra anima a volte ce lo faccio o non lo faccio. Quando tu devi dare l'offerta, c'è una voce che ti dice: do questo? No, aspetta, do meno, perché non si sa mai. Quando
il fratello o il pastore predica per l'offerta, c'è un combattimento spirituale che sostiene. Perché il diavolo fa il suo lavoro di lavorare nella mente, perché la persona si è resa prigioniera, e di fare un ragionamento: do così, do 5 euro o do 10 euro? No, è meglio che do un chilo di pane, costa 6 euro, 900 grammi lo posso comprare. E quindi con 5 euro compro 900 grammi di pane e 5 euro di offerta. C'è un combattimento, il combattimento della fede. Devo andare a evangelizzare? Sì, però se vado a evangelizzare devo affrontare il caldo, i sacrifici, devo metterci soldi nella benzina, nella macchina, del carburante, è meglio che non va. C'è un combattimento. E l'Apostolo Paolo dice, in accordo con le profezie fatte in precedenza a tuo riguardo, perché tu conduca in virtù di esse un buon combattimento, avendo fede e buona coscienza, perché alcuni, avendola rigettata, la fede e la buona coscienza, hanno fatto naufragio nella fede. Sapete cosa significa la traduzione di naufragio? Fallimento. Sapete quanto fratelli, per mancanza di fede, hanno fallito la chiamata? Hanno perso propositi? Avviene un combattimento spirituale. Io vorrei insegnarti tante cose, ma non ti lascerei andare a casa prima di questa notte. E siccome ti amo tanto, la tengo per me e ti lascio andare a casa a mangiare. A volte tu ti trovi davanti a una scelta dove c'è un combattimento spirituale. Agisco per fede o per ragione? Devo lasciare la mia casa, il mio parentato, la mia chiesa, la mia comunità, le mie posizioni per servire il Signore, o preferisco stare qua? E cosa mi aspetta se lascio il certo per l'incerto? Quando tu devi muoverti da casa per andare in chiesa, dipende da dove vieni, devi metterci 10 euro di carburante per andare e tornare. Dici, ma non ci posso andare una volta al mese così risparmio? 10 euro al mese, 10 euro alla settimana per andare in chiesa, sono 40 euro al mese di carburante. E poi devo dare pure l'offerta. E vanno via 60, 70 euro. Allora facciamo una cosa, ci vado una volta al mese in chiesa, 10 euro di carburante e 5 di offerta, con 15 euro sono a posto. Dimmi che non ti fai questi ragionamenti, o dimmi che non hai fatto mai questi ragionamenti, o qualcosa di simile. È un combattimento. E se quel giorno proprio Dio, quando tu non ci sei, c'è una parola specifica per la tua vita? Ma c'è online, io me la prendo pure. Non è lo stesso. Ti insegno una cosa. Noi eravamo a Cremona e, avendo finito il lavoro, con mia moglie non ci hanno pagato, ci siamo rimasti senza soldi. Non era un periodo bello, non era facile, non avevamo soldi per vivere, per pagare le bollette, per pagare l'affitto di casa. Era un tempo molto difficile, molto travagliato. E con i pochi soldi che ci offrivano, noi non pensavamo per poter mangiare, perché grazie a Dio, Dio ci aveva messo in un posto dove il proprietario di casa ci aveva messo la casa a disposizione e aveva pure un ristorante. E sapete cosa succedeva? Che noi andavamo con quei pochi soldi che servivano per sopravvivere, non per vivere, per sopravvivere, noi abitavamo a Soresina,
E andavamo a Cremona, dove c'erano 29 chilometri ad andare, 29 a tornare. E non avevo una Matiz, quella piccolina. Avevo un Mercedes CLK che consumava 10 a 3, 10 a 5 al litro. Significa con un litro riuscivo a fare 10 chilometri. E con 10 euro di carburante che mettevamo, andavamo a Cremona e tornavamo. La spia con rosso era, andavamo, mettevamo 10 euro di carburante, rimaneva con rosso, andavamo là, tornavamo sempre con rosso. Però ti posso dire una cosa, che quando tornavamo, lo Spirito Santo in qualche modo ci guidava a passare dal ristorante del proprietario che ci ha affittato la casa e ci dava a mangiare. Noi non abbiamo mai chiesto niente, abbiamo fame, sai, non abbiamo mangiato. E ci dava a mangiare, ci preparava anche il dolce, ci dava da bere. Se noi cambiavamo le priorità, avremmo fatto un naufragio nella fede. E forse, non lo so, facendo naufragio, se tu questa mattina fossi stato qua dentro, non lo so, forse sì. Però il dubbio posso averlo pure, forse no. La mano sul fuoco, come si dice, non posso metterla. Come non posso metterla che tu saresti stato qua, o nell'uno o nell'altro, Dio lo sa. Io ti posso raccontare quello che è accaduto. E fare un naufragio nella fede significa fallire nel proposito che Dio ha per la tua vita, perché tu non cammini per fede. La Bibbia dice che il nostro cammino non è per visione, per quello che vedi, ma il nostro cammino è per fede. Ti racconto una cosa, quando Dio mi ha parlato, ricordo stavamo andando a fare una riunione in casa, allora la chiamavamo cellula, che non è terroristica, giusto per... Stavo salendo le scale, stavamo andando a casa, ricordo il nome della sorella Rosaria, e quella sera abbiamo ministrato per le sigarette che lei fumava. Mentre stavo salendo gli ultimi due gradini e stavo approssimandomi alla porta, lo Spirito Santo mi ha parlato che dovevo venire a Udine. Ricordo abbiamo fatto la riunione, avevo questo travaglio dentro, questa parola. E quando poi abbiamo maturato, ne abbiamo parlato con l'Apostolo Lirio, abbiamo parlato col pastore della chiesa locale, perché ci piaceva muoverci in ordine, ci piace ancora muoverci in ordine. Non abbiamo chiesto soltanto all'Apostolo Lirio, che era il nostro papà spirituale, ma l'ordine era, ne abbiamo parlato con il pastore nella chiesa dove noi stavamo servendo. E abbiamo, anche se aveva poco meno conoscenza del nostro apostolo, non era il nostro papà, ma era un uomo che Dio ci aveva messo là e che noi avevamo servito là. E noi dovevamo onorare quell'uomo che stavamo servendo. Questa, sapete come si chiama? Etica spirituale. E quando abbiamo esposto quello che Dio ci aveva messo nel cuore, sia l'apostolo, sia anche il pastore della chiesa locale, il pastore Giovanni, dice, l'apostolo è rimasto freddo, il pastore Giovanni ha pianto. Nel senso che un altro dono, lui si è messo a piangere quando siamo andati via. Dice, se Dio vi manda là, io non sono nessuno per ostacolare il piano di Dio nella vostra vita. Ci dispiace che voi lasciate questa città, lasciate la chiesa, però se Dio vi manda là, voi dovete andare. E sapete, quando noi siamo venuti qua, noi non siamo venuti qua perché conoscevamo lo zio Peppino, come si fa a Palermo, lo zio Totò. Noi siamo venuti qua, non conoscevamo nessuno. E abbiamo detto, Signore, se tu ci vuoi qua, tu devi aprire porte.
Signore, tu devi muoverti in modo soprannaturale, devi toccare cuori delle persone. E lo Spirito Santo ha toccato cuori delle persone e ha aperto delle porte che per noi era inimmaginabile che Dio potesse fare determinate cose. Non avevamo mai sentito parlare di come Dio ha operato, come Dio ha fatto, come Dio ha agito, ma quando noi camminiamo per fede, Dio è potente da fare cose straordinarie. Mi è sfuggito un particolare. Quando dovevamo venire qua, noi dovevamo dare circa 8-9 mesi di mensilità al proprietario di casa, una persona stupenda, meravigliosa. E quando Dio mi ha detto che dovevamo venire qua e mi sono presentato dal proprietario di casa per dirci: sai Santino, noi ci trasferiamo a Udine, là non potevo trovare lavoro. Avevo difficoltà a presentarmi davanti a lui e dirgli che gli dovevo questi soldi, e non soltanto i canoni dell'appartamento, ma anche le bollette che lui ci pagava. Le bollette dell'Enel, del gas, perché erano intestati a lui, del condominio. E avevo difficoltà a dirgli: sai Santino, devo andare a Udine, perché lui sapeva che era un credente, Dio mi ha parlato. Non è facile davanti a certe situazioni di dire: sai, Dio mi ha parlato che devo andare a Udine. E quello ti potrà dire: e come mai Dio non ti ha parlato che mi devi pagare? Io ricordo quando mi sono presentato davanti a lui e gli ho detto, avevo difficoltà a dirgli che dovevo venire a Udine. Però io ricordo che lui mi ha detto: parla amore, hai bisogno di soldi. Sapete, là Dio mi ha scioccato. Cioè lui si è messo, malgrado i soldi che avanzava, si è messo a disposizione. Aveva un'unzione nella sua vita, a sua insaputa, lui di generosità. Ha aiutato tante persone. Ha una vita veramente benedetta. Gli manca il Signore, ma ha una vita benedetta e ha benedetto tante persone. E lui si è messo a disposizione, dice: hai bisogno di soldi per andare là? Perché sapeva che alla nostra non avevamo possibilità. Lui ha detto: no, Santino. Perché vi sto dicendo questo? Perché quando noi facciamo passi di fede, Dio si muove attraverso azioni di fede, non per ragionamenti, ragazzi. Poi ho ricompensato il debito. Ho voluto fare dei lavori in Sicilia perché lui aveva una casa in Sicilia, io ho fatto un ampliamento in una casa. Lui mi ha detto: cioè, quanto ti devo dare in più? No, non mi devi dare niente, avevo fatto il doppio di quello che io dovevo dare a lui. Però quello che lui aveva fatto per noi non aveva prezzo. Ho detto: non servono i soldi. Se siamo dove sono è per la grazia di Dio, ma anche perché tu ti sei lasciato usare da Dio. E a volte, sai, quando ci sono propositi che Dio ha per le persone, se c'è un proposito, Dio userà delle persone, cammini per azione di fede, Dio userà persone per te inimmaginabili. Io posso dire, nessuna chiesa ci fece parte quando abbiamo fondato quest'opera. È stata la chiesa di Cremona, è stato quest'uomo che Dio ci ha aiutato, sono stati i miei suoceri, è stato anche il pastore Mike in parte, allora ci ha aiutato. Ma quando noi camminiamo per fede, quando noi siamo nel proposito di Dio, Dio è pronto a fare miracoli. E ti dico una cosa, Dio non ci ha fatto mai arrossire la faccia, mortificarci in tutto quello che abbiamo fatto. Il nostro cammino non è stato un cammino per visioni, perché qualcuno l'ha fatto e noi lo facciamo, perché vediamo le circostanze che sono favorevoli e andiamo avanti, vediamo le circostanze avverse e ci fermiamo. Ti potrei raccontare quando abbiamo preso il locale di là, l'abbiamo preso per fede, non l'abbiamo preso perché avevamo i soldi, vero Mauro? L'abbiamo preso per un'azione di fede. Non l'abbiamo preso perché avevamo i soldi, perché l'abbiamo visto o perché eravamo entusiasmati per farlo, ma perché volevamo servire le persone, volevamo servire i fratelli.
Perché quando le persone entrano in un luogo devono vedere un luogo accogliente dove Dio si possa manifestare, le persone possano dire qua c'è Dio. Avendo buona fede, non fede finta, ma una buona fede e anche una buona coscienza, affinché non possiamo fare naufragio nella fede, affinché non possiamo fallire nel nostro cammino di fede. La mia parola, dice l'Apostolo Paolo, prima Corinzi 9,4, dice, e la mia predicazione non consistettero in parole persuasive di sapienza umana, ma dimostrazione di spirito e di potenza, affinché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza degli uomini, ma sulla potenza di Dio. Ripeto, Paolo insegnava, dice, la mia predicazione, non voglio che la mia predicazione sia fondata su sapienza umana, seppur la sapienza degli uomini è importante, ma dice che la predicazione di Paolo consistette in dimostrazione di spirito e di potenza. E io ti ho raccontato quelle testimonianze per in qualche modo farti comprendere che quando lo Spirito Santo si muove c'è dimostrazione. E quando abbiamo preso questo locale, racconto questa, mi piace raccontare queste testimonianze e viverle, ma ne avrei tante da raccontare, un giorno scriverò un libro. Ricordo quando ho firmato il contratto per prendere questo locale, non avevamo i soldi, mi ho fatto un atto di fede, la fede è pazzia. Il proprietario dei locali, arrivando a un certo punto, si è arrabbiato. Dice, ma insomma, dice, ma come volete questo locale? Ho detto, ci serve per poter servire il Signore. Dobbiamo fare una chiesa. E come, siete una chiesa? Dice, ma a Roma non vi dà i soldi? Io ho detto, non c'entra niente con Roma. Dice, chi è che vi finanzia? Io ho detto, Dio provvederà. Allora stavamo concordando, siamo arrivati alla conclusione. E c'era l'agente immobiliare. Quando siamo usciti, che abbiamo firmato il contratto, non avevo ancora pagato l'agente immobiliare, facciamo 150 metri, 100 metri, mi chiama l'agente immobiliare. Visto in quell'occasione, quest'uomo è mai più rivisto. E non è un angelo, è una persona. Perché poi sono venuto a sapere negli anni che è il figlio di una delle amministratrici che abita qua, che lavora qua di fronte. Mai più vista, e mi chiama, quando vede il suo numero, ho detto, cosa vuole? Ho detto, ciao Andrea, dice, ciao Maurizio, dice, senti, dice, noi siamo a posto. Ho detto, in che senso? Dice, siamo a posto. Ho detto, ma spiegami, in che senso siamo a posto? Non mi devi più niente. Ho detto, in che senso non ti devo più niente? Quello che avevamo concordato non mi devi dare più niente. È un'offerta per la Chiesa. Quando abbiamo solitamente affittato qualche casa, l'agente immobiliare, prima di volere dell'affitto, vuole la sua parcella. Per dire che quando noi predichiamo la parola, quando ci muoviamo per fede, c'è la dimostrazione di un atto di fede. E non era un siciliano, un meridionale, era un furlan vero e proprio. E anche giovane. Non era uno maturo, diceva, vabbè, maturo, è un papà, ha capito, era anche un giovane. E Dio ha toccato il suo cuore, perché? Perché ha detto, dovevamo fare in questo locale un'opera per Dio. E lo Spirito Santo ha toccato il suo cuore e ha detto, è una mia offerta per la Chiesa. Prima ancora che i fedeli davano, ha dato il mondo. Prima ancora che i fedeli davano,
prima di mettere piedi dove le persone hanno iniziato a dare, è stato il mondo a finanziare, per dire che quando è un'opera di Dio, è Dio che finanzia i suoi progetti, e questa dimostrazione di spirito e di potenza. E l'apostolo Paolo dice: la mia predicazione non è dimostrazione umana, di sapienza umana, ma dimostrazione di spirito e di potenza, affinché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza degli uomini. Ragionamenti umani tante volte che si fanno, dobbiamo fare così. Abbiamo qua questo prezioso figlio, vieni, ti voglio abbracciare stamattina, vieni, vieni. È tosto, ma... Ricordo, è venuto nell'anno 2012... 15-20 giorni, metà giugno del 2012, è venuto lui, stava curando un gruppo di persone, una missione, ed era venuto per chiedere qualche consiglio, si è aperto prima per alcune cose, poi è tornato un'altra volta e si è aperto, e stava andandosi ad inguaiare, perché stava, quanto è importante, una cosa sono i predicatori, una cosa sono i padri. Amen. Stava andandosi, lo posso dire, vero? Se non mi dicevi no, lo dicevo lo stesso. Dice, sai, dice, stiamo un gruppo, dice, dobbiamo fare un... apri per favore, grazie. Dice, dobbiamo prendere un nuovo locale. Dice, mi ha raccontato un po' l'economia dell'opera, grazie, un po' l'economia dell'opera, e poi mi ha detto, dice, dobbiamo prendere questo locale, dice, no, dice, mi sto facendo un prestito, ti stai facendo un prestito? Io ho detto, e te l'ha detto Dio? Dice, no. Io ho detto, no, non funziona così. Se Dio ti dice di farti un prestito, vai con gli occhi chiusi, ma se non è Dio che te l'ha detto, non devi fare prestito, perché la Bibbia dice che Dio finanzia i suoi progetti. Non è che la sapienza umana si basa su calcoli umani, lo facciamo, e quindi vabbè, mi faccio un prestito per fare qualcosa. Quella è la sapienza umana, è come dire, devo aprire un'attività, mi vado a fare un mutuo, accedo a un fido per aprire un'attività. Oggi si fa pure anche così nelle chiese, mi faccio fare un prestito per affittare un locale e per aprire una chiesa. L'apostolo Paolo dice che la sua predicazione non consisteva in parole di umana sapienza, ma in dimostrazione di spirito e di potenza. Dice, affinché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza degli uomini, ma deve essere fondata sulla potenza di Dio, nel senso che ci deve essere la dimostrazione che Dio è coinvolto in un'opera e che Dio è pronto a fare miracoli. Io non vi voglio insegnare una fede pazza, come dire, di persone, ma una fede che si basa sulle promesse di Dio, una fede che si basa sull'impegno che Dio è coinvolto, che Dio è con te e che gli altri vedono che Dio è con te e che Dio ti sta benedicendo e che tu stai camminando con Dio, come abbiamo letto in Ebrei capitolo 6. Chiudiamo. Atti capitolo 16, versetto 5. Noi tutti, come dice l'apostolo Paolo, siamo chiamati a fortificare. No, lascia mano. Noi tutti, come dice l'apostolo Paolo, siamo chiamati a fortificare la Chiesa, non è di indebolirla. Atti 16:5 dice: le chiese dunque erano fortificate nella fede e crescevano di numero ogni giorno. Quanto è importante la tua fede? Io ti voglio incoraggiare a frequentare tutte, dove ti è possibile, tutte le attività della chiesa. Non fare il domenicano, non fare il mensile, non fare il quindicinale, vado in chiesa ogni 15 giorni, una volta al mese, vado in chiesa però entro alle 10, alle 11 e un quarto mi alzo e me ne vado, ma mica mi fai un torto a me,
Oggi pastore accorcia. No, io devo ascoltare quello che lo Spirito Santo dice. Con tanto di rispetto per gli orari, ma devo ascoltare quello che lo Spirito Santo dice. E quello che lo Spirito Santo vuole dire al tuo spirito, se hai interesse di crescere. Perché in mezzo ad una chiesa ci sono persone che hanno interesse di crescere e persone che non hanno interesse di crescere. Allora io devo ascoltare lo Spirito Santo per quelli che hanno interesse di crescere e ministrare alle persone che hanno interesse di crescere per fortificare la fede della Chiesa. Perché tu oggi sei qua, ma fra 10 anni non lo so, fra 5 anni, fra 3 anni, non lo so se sei qua e se Dio ti vuole mandare in qualche città dove chiesa non c'è. Ma se tu non hai fortificato la fede, tu non potrai andare in una città a piantare una chiesa nuova, a creare qualcosa di nuovo se la tua fede non è forte, se la tua fede vacilla. Oppure vai in un posto, vedi, sei entusiasmato perché ci sono 20 persone che arrivano, ma poi possono diventare, ti puoi trovare tu da solo con una persona. Se la fede è forte, tu rimani fermo con quella persona. Se la tua fede non è forte, ma è basata su quello che vedi, tu chiudi il battente e te ne torni, come molti oggi fanno. Quando la Bibbia ci insegna, le chiese dunque erano fortificate nella fede, e quando la nostra fede è forte, la crescita è certa. Dice la Bibbia, crescevano di numero ogni giorno. C'è una crescita interiore, la crescita interiore ti porta alla crescita esteriore, numerica. Non è la crescita numerica che fortifica dentro. Perché la crescita numerica, tu guardi, wow, quanti siamo. Io mi alletto di più, mi gaso di più quando siamo meno. Che dico, wow, questo è un trampolino di lancio. E Dio mi sta mettendo alla prova come se stesse predicando a 10.000 persone, invece ce ne sono 10. Dico, wow. Non è dall'esterno verso l'interno che cresciamo, ma è dall'interno verso l'esterno che cresciamo. La Bibbia dice che prima di ogni cosa dobbiamo essere fortificati nella fede per poi crescere di numero ogni giorno. Uno dei problemi perché non cresciamo di numero, le chiese non crescono di numero, sapete qual è? È perché abbiamo una fede non solida, non vera. Se c'è una fede vera, sai cosa avviene? Che qualunque cosa la tua mano trova da fare, tu non ti scansi. Investi, c'è da evangelizzare, mi coinvolgo in un servizio di evangelizzare, c'è da andare a fare le pulizie, mi coinvolgo a pulire, c'è da andare a fare un determinato, mi coinvolgo perché so che faccio un atto di fede. Io non sto dicendo di lasciare il lavoro, di lasciare la famiglia, ma di essere coinvolti nell'opera del Signore. E quello ti porta ad uno sprone. Dice, ma sono senza soldi, so che comunque gli ultimi 5 euro di carburante li metto e Dio provvederà. Noi non possiamo citare l'olio della vedova se non sperimentiamo i 5 euro del carburante. E a volte Dio ti dico una cosa, c'era all'inizio dell'opera, c'era la sorella Denise, veniva da Tolmezzo, lei non ne sapeva niente, io non ne sapevo niente, scusate, e lei non sapeva niente di quello che io dovevo fare. E lei aveva gli ultimi 5 euro in tasca, gliel'ha dati come offerta e non aveva soldi. Cibaro dice, Signore, è l'unico, quelli che ho in tasca li do per l'offerta. E lo Spirito Santo, mentre stavo predicando, mi ispira a fare una scenetta. E gli do 50, chiamo lei, gli do 50 euro, glieli metto in mano, faccio questa scenetta. Quando finisce la scenetta me li ridà. Mentre lei sta tornando al posto, la chiamo e gli dico, no, tieni, te li avevo dati nelle mani, ormai te li devi tenere. Dopo lei ha testimoniato che aveva dato gli ultimi 5 euro che lei aveva, non poteva uscire con i ragazzi per andare al Città Fiera a mangiare. Io non lo sapevo, lei non sapeva quello che io dovevo fare, ma lo Spirito Santo comunque crea occasioni e opportunità per poter benedire. Quando noi ci muoviamo,
Tu non sai, per un atto di fede, tu non sai quello che lo Spirito Santo può fare. Colossesi 1:23, seppure perseverate nella fede, essendo fondati e fermi senza essere smossi. Cari, noi come cristiani, c'è un mondo fuori di persone che sta guardando noi. Non se siamo bravi a parlare, ma c'è un mondo che sta guardando i nostri passi di fede, il nostro comportamento di fede. E anche se tu non conosci le persone stanno conoscendo te per i tuoi passi di fede. Come tu cammini, cosa tu fai, come tu ti muovi. Vieni Pierluigi. Uno degli ultimi mesi è venuto, stai fermo qua, è venuto il proprietario dei locali. Stavamo parlando, poi mi poggia la mano sulla spalla, girati così, così i fratelli lo vedono meglio. Mi poggia la mano sulla spalla e mi dice, ma adesso lei da quant'è che è qua? Ho detto, dal 2011. Ma quanto cose lei ha realizzato? Io ho detto, non sono io, è la grazia di Dio, ma grazie anche al suo cuore, perché è stato toccato dallo Spirito Santo. Non siamo noi a farci pubblicità, ma c'è un mondo che non conosce Gesù, che sta guardando la nostra vita, il nostro cammino di fede. Seppure perseverate nella fede, a volte non è facile perseverare, ma è possibile. Non ti senti di farlo, ma tu non devi camminare perché ti senti di farlo. Tu non devi venire in chiesa. Io questa mattina volevo essere altrove piuttosto che essere qua, ma lo faccio con impegno davanti a Dio, ma anche davanti alla chiesa, davanti ai fratelli. Seppure perseverate, la Bibbia dice, nella fede, essendo fondati, c'è un fondamento, fondati e fermi. Quando c'è un solido fondamento c'è stabilità, quando non c'è un solido fondamento non c'è stabilità, si vacilla. Un giorno di Paolo, un giorno di Apollo, sono come le bandiere, a seconda il vento dove tira, la bandiera si sposta. Ma noi come credenti dobbiamo essere quelle persone fondate, abbiamo un solido fondamento, la nostra fede in Cristo Gesù, nella sua parola, in Dio, essendo fondati e fermi nella fede senza essere smossi. E desideriamo, dice lo scrittore alla lettera agli Ebrei 6:11, che ciascuno di voi, il mio desiderio è più grande, domani i miei collaboratori li metterò in crisi, li farò piangere. E desideriamo che ciascuno di voi mostri fino a quando? Fino alla fine, il medesimo zelo, la medesima passione, la medesima perseveranza, per giungere alla piena certezza della speranza, affinché non diventiate pigri, ma siate imitatori di coloro che mediante la fede e la pazienza ereditano le promesse. Noi dobbiamo continuare. Il mio desiderio più grande è che ciascuno di voi possa essere, continuare ad essere fedele. A volte ci sono i momenti di stanchezza, ci sono i momenti di stress, ci sono i momenti dove vorresti gettare la spugna, i momenti dove devi fare una scelta. Mi pago la bolletta, offro a Dio, e ti trovi davanti a un bivio. Se è iniziato bene, continua bene. Tanti fratelli hanno iniziato bene, ma durante il cammino si sono fermati, erano zelanti nel servire e poi hanno abbandonato i servizi,
hanno iniziato a dare e poi non hanno dato più. Hanno iniziato a frequentare riunioni e poi non hanno più frequentato riunioni. Dice ciascuno di voi, dice lo scrittore alla lettera agli ebrei, mostri fino alla fine, fino a quando tornerà Gesù, noi dobbiamo mostrare il medesimo zelo di quando abbiamo conosciuto Cristo Gesù, quando abbiamo detto Signore io a qualsiasi costo ti servirò, io voglio dare per te, io ti voglio servire. Mostri fino alla fine il medesimo zelo affinché, la Bibbia dice, non diventiate né pigri né sterili. La sterilità è che non porti frutto, ma siate, la Bibbia dice, dobbiamo essere imitatori di coloro che mediante la fede e la pazienza o la perseveranza hanno ereditato le promesse di Dio. Ci sono promesse dove vengono ereditate per mezzo di un combattimento spirituale, e il combattimento spirituale più grande tante volte è rimanere fermo nella fede, è là piantato, sono fermo perché Dio l'ha promesso e Dio lo farà. Indipendentemente da tutto quello che sta accadendo, indipendentemente dalle situazioni avverse, io ho deciso di servire il Signore, io ho deciso di essere fedele a Dio, io ho deciso di lavorare per Dio, io ho deciso di dare la mia vita a Dio. Qualunque sia la situazione, l'avversità che attraverserò, mi troverò davanti, io rimarrò fermo, essendo fondati e resi fermi, stabili nella fede, senza vacillare, senza essere smosso, senza essere il credente della domenica o il discepolo della domenica, ma il discepolo che durante la settimana, nelle tempeste, nelle avversità, tu continui a mantenere il tuo carattere di discepolo e continui ad essere fedele e continui a servire il Signore e continui ad essere un buon servitore e continui a essere un buon figlio e continui ad avere un buon cuore e un cuore generoso. Che ciascuno di noi mostri fino alla fine il medesimo zelo, non lasciarti disorientare, non lasciarti prendere in giro dall'avversario, non lasciarti disorientare da niente e da nessuna cosa. Il mio desiderio più grande è prepararti per la prossima stagione, per quello che dovrà accadere, per quello che dovrà succedere, e potrai affrontare le sfide la prossima stagione non mettendoti il cappotto, non andando a comprarti un bel piumino, ma la prossima stagione la potrai affrontare con la fede, rimanendo fermo, fiducioso, sapendo che Dio è buono, che Dio ti ama e che Dio provvederà per i tuoi bisogni, che Dio non ti farà mancare niente, che Dio ti darà sapienza, che Dio ti proteggerà dalla pandemia, dalle avversità, dalla carestia, dal caro bollette, dal caro carburante, dalla peste, dai virus. Dio ti proteggerà e qualunque sfida ti troverai davanti, tu rimarrai fermo e dichiarerai la santa, meravigliosa e gloriosa parola di Dio senza essere smosso. Rimuovi il linguaggio negativo dalla tua bocca senza vacillare, rimanendo fermo e fiducioso. Signore, se tu l'hai detto, tu lo farai. Se Gesù ha detto cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte le altre cose ti saranno sopraggiunte, rimani fermo, non te le andrai a cercare tu. Ma se Gesù ha detto che prima, la prima priorità è cercare il regno di Dio, la sua giustizia, tutte le altre cose, cosa hai bisogno? La guarigione, Dio te la provvederà. Cosa hai bisogno? La pace, Dio te la darà. Cosa hai bisogno? Il lavoro, Dio te la darà. Cosa hai bisogno? Di finanze, Dio te la darà. Qualsiasi cosa, hai bisogno di una macchina, Dio te la darà. Hai bisogno di una casa, Dio te la darà. Se tu solo metti in ordine le priorità, cercate prima il mio regno. Chiesa, dobbiamo smontare la mentalità di una chiesa fanatica che prima cerca tutte le altre cose e quando si trova in un momento del bisogno vuole subito la pasta pronta, che Dio si manifesta. La Bibbia dice che prima di ogni cosa dobbiamo cercare il regno di Dio e la sua giustizia. È una delle promesse che Gesù ha fatto, che lui provvederà per i tuoi bisogni. Tutte le altre cose non te le andrai a cercare, ma ti raggiungeranno. Oggi, come una chiesa che vive, prima cerchiamo tutte le altre cose, le mie comodità,
il mio bene, il mio riposo, le mie vacanze, poi il regno di Dio. No, cari. Gesù disse: prima di ogni cosa dobbiamo cercare il regno di Dio. E se tu ci tieni al regno di Dio, non lo trovi dietro l'angolo, lo cerchi. Dov'è, Signore? Qual è il piano che tu hai preparato per me? Cosa hai preparato, Signore? Dove vuoi che io ti serva? Signore, come vuoi che io ti serva? Lo vai cercando, ti ascolti, vai nella parola, inizi a sfogliare i libri della Bibbia, lo cerchi, lo cerchi, lo cerchi. E la Bibbia dice: cercatemi, io mi lascerò trovare. Quando voi mi cercherete con tutto il vostro cuore, con tutta la vostra passione, con tutto il vostro entusiasmo, Dio dice: io mi lascerò trovare. Ma quando mi cercate per pronto soccorso, non è onore quello. Onore è quando noi lo cerchiamo con tutto il nostro cuore, abbiamo impegno. Ma quando lo cerchiamo: Signore, ti prego, aiuta, aiuta questo mio figlio, aiuta mia sorella, aiuta il fratello. Dice: ma che onore è questo che mi cerchi nel momento del bisogno? Ma se sei padre, i tuoi figli ti venissero a cercare soltanto quando vogliono i soldi da te, ti sentiresti onorato dai tuoi figli? Se vengono i tuoi figli da te quando dicono: papà, ho bisogno di 10 euro. E poi l'indomani vengono: papà, ho bisogno di 5 euro. Ti vengono a cercare soltanto nel momento del bisogno, quando vogliono soldi. Ma tu ti sentiresti onorato? Certo che come padre non ti sentiresti onorato da tuo figlio. E non è buono che i figli cercano i genitori soltanto quando hanno il bisogno. È importante che i figli cercano i genitori per onorarli. Ed è importante che anche i genitori non accontentano i figli dando soltanto quando hanno bisogno, ma che fermano i figli e gli dicono: guarda che questo non è onore. Non è bello che tu mi vieni a cercare soltanto quando hai bisogno di soldi. Vienimi a cercare quando hai bisogno di un consiglio, o ascolta quando io ti do un consiglio, che te lo do come padre, te lo do come madre, te lo do per il tuo bene. Ma se tu mi vieni a cercare come mi vieni a cercare soltanto per i soldi, io ti devo dire in faccia che io non te li do, perché tu non mi onori, perché tu non mi rispetti. E se io ti do i soldi, io non ti sto proteggendo. Io ti voglio insegnare prima a rispettare, ad avere il rispetto. Perché se tu non rispetti me, tu non rispetterai fuori neanche le autorità, non rispetterai il tuo datore di lavoro, domani non rispetterai tua moglie o tuo marito, perché io ti ho abituato male. Allora un papà corregge, così fa Dio anche lo stesso con noi. Dio tante volte non ci dà le cose perché ci vuole correggere e ci vuole insegnare prima l'onore. Cercate prima il mio regno, cercatemi con tutto il vostro cuore e io mi lascerò trovare, io vi onorerò. E Dio dirà: io ti onoro perché sono un padre. Io non soddisfo i tuoi capricci, ma i tuoi bisogni. Se ti vedi in difficoltà, io ti aiuto. Ma se tu mi vieni a cercare sempre soltanto, solo ed esclusivamente perché hai bisogno, o mi vieni a pregare: Signore, voglio comprare la macchina, provvedimi i soldi per la macchina o per la casa o per il viaggio, per la spesa o per le bollette, quello non è onore. L'onore è: Signore, io voglio stare con te, non voglio niente, voglio la tua presenza. Signore, non mi interessa, mi trovo in difficoltà nel bisogno, senza soldi in tasca, non mi interessa, quel che mi interessa, Signore, la cosa più importante, voglio stare con te. E se ho te, ho tutto. Se ho te, ho un assegno in bianco in tasca. Se ho te, Signore, sono certo di avere un'assicurazione sulla vita. Significa che niente e nessuno mi potrà rapire dalla tua mano. Ma se cerco prima, ti cerco per i miei bisogni, quello non è, chiesa, onorare Dio. E noi dobbiamo imparare a onorare Dio. Veniamo da una cultura familiare dove non siamo stati educati ad onorare i nostri genitori. Io per primo. Ma lo Spirito Santo ci vuole insegnare che prima di ogni cosa, dare a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Dio spetta l'onore. Noi non dobbiamo cercare Dio nel momento del bisogno. Noi dobbiamo spendere del tempo con il nostro meraviglioso papà e lasciare che lo Spirito Santo possa ministrare nella tua vita, possa ministrare al tuo cuore e che la tua fede sia fondata su un solido fondamento del rapporto tra te e Lui. Perché pensi che Daniele ha avuto il coraggio di scendere alla fossa dei leoni? Perché
perché aveva fatto una scuola teologica? Perché pensi che Mesacche, Sadracche e Abednego sono stati pronti a scendere nella fornace ardente? Perché erano stati a fare una scuola biblica? Sono stati pronti a scendere nella fornace di fuoco, nella fossa dei leoni, perché avevano un rapporto con Dio, perché sapevano onorare Dio. Hanno saputo onorare Dio e hanno detto: devo scendere nella fornace. Io non smetterò di onorare il mio Re, il mio Signore. Sono pronto a scendere nella fornace. Vado. Daniele fece una dichiarazione: io ho fede che Dio mi libererà, ma anche se non lo dovesse fare, io non scendo a compromesso. Quello è onore a Dio. Pronto, figura di Gesù, a dare la sua vita come prezzo di riscatto. Io credo che lo Spirito Santo oggi sta cercando uomini, donne, il cui fondamento è stabile, non fatto di emozioni, non fatto del credente o il discepolo della domenica mattina o del pronto soccorso, ma un discepolo che ha fondato la sua vita, ha fatto una scelta di fondare la sua vita sulla parola, sull'intimità con Dio, sullo stare con Dio, senza occuparsi di nient'altro. Gesù non si occupava di niente, si occupava della sua relazione con il Padre. E quando tu ti occupi della tua relazione con il Padre, hai un assegno in bianco in tasca, hai una garanzia che Lui è con te, che Lui ti provvederà nei momenti di bisogno, ti troverai in un momento di difficoltà, sarai attaccato da una malattia e tu hai la fede in Dio, dicendo: Dio mi libererà. Ti troverai in un momento di difficoltà finanziario, dove i debiti ti sotterranno, tu dirai: Dio mi libererà di questo. Io so che il mio Redentore vive e che Lui supplirà ad ogni mio bisogno. Io non vacillo, io non indietreggio, io non è che mi tiro indietro dal servire a Dio perché mi trovo in un momento di difficoltà, ma io continuo a servire il Re del Re, sapendo che è Lui che si prenderà cura di me. In qualsiasi cosa mi posso trovare, la mia fede non è fondata sulle situazioni che sto vivendo, ma la mia fede è fondata su Cristo Gesù, autore e compitore. Amen. Alziamoci in piedi questa mattina. Alleluia. Alleluia, Spirito Santo meraviglioso. Persone questa mattina qua in mezzo a noi, se tu ti trovi qua forse per la prima volta e non hai la certezza di avere Gesù nel tuo cuore, io questa mattina voglio pregare per te e ti voglio incoraggiare, se non hai la certezza di avere Gesù nel cuore, di invitarlo nella tua vita come tuo Signore, come tuo Salvatore, finché la tua fede non sia resa vana. La Bibbia dice che Cristo Gesù, la nostra fede è fondata su Cristo Gesù, autore, Lui è l'autore della nostra fede, è anche colui che porta a termine, a compimento la nostra fede. Così per favore, se sei qua questa mattina e non hai la certezza di avere Gesù nel cuore, alza la tua mano, io voglio pregare per te perché tu possa ricevere Gesù nella tua vita. Non vergognarti di alzare la mano, qua siamo in famiglia, nessuno ti giudica, nessuno ti critica, nessuno ti guarda. Non vergognarti. No, Raffaella, tu già l'hai fatta diverse volte. Devi soltanto continuare a rimanere ferma. Tu hai fatto già questa preghiera diverse volte. Non dubitare. Se ci sono altre persone, prima che chiudiamo, prima che facciamo un canto finale, non vergognarti. La Bibbia dice: se noi ci vergogniamo di Lui, Lui un giorno si vergognerà di noi. Per questo noi non dobbiamo vergognarci, dobbiamo sentirci bisognosi della sua presenza.
di avere Gesù nel nostro cuore come nostro Signore e come nostro Salvatore. È solo Lui che ci può salvare, è solo Lui che ci può redimere da una morte e da una separazione eterna. Solo Lui, il Salvatore, è Cristo Gesù. La Bibbia dice: nessun altro nome è stato dato agli uomini sotto questo cielo per mezzo del quale si può ricevere salvezza, solo per mezzo di Cristo Gesù. La Bibbia dice che avrà invocato il nome del Signore Gesù sarà salvato. E se si parla di salvezza è perché c'è un imminente pericolo. Tu non sai quando Gesù tornerai, tu non sai quando la fine dei tuoi giorni saranno. Se hai Gesù c'è la vita, se non c'è Gesù non c'è vita. Alleluia. Così anche se siete coloro che stanno seguendo online, anche tu che stai seguendo, se forse non hai la certezza di avere Gesù nel cuore, dovunque tu ti trovi puoi dire a Gesù: Gesù, io ti chiedo perdono per i miei peccati e so di essere bisognoso, ho bisogno di te Gesù. E questa mattina dillo: Gesù, io ti ricevo nel mio cuore come mio Signore e come mio Salvatore. E grazie caro Gesù, perché per mezzo di te e solo per mezzo di te io posso essere riconciliato con Dio Padre Onnipotente. E grazie Padre, perché tu da questa mattina mi accogli come un figlio, come una figlia, nel nome di Gesù. E se non hai una chiesa, cercati una chiesa vicino casa tua e frequenta una chiesa, inserisciti in una chiesa dove lo Spirito Santo giornalmente ti può dare l'alimento spirituale per la tua crescita e anche può essere benedetta dal corpo di Cristo. Un incoraggiamento: non stare a seguire online, ma inserisciti, connettiti con una chiesa, inserisciti in una chiesa dove potrai usufruire della benedizione della famiglia spirituale. Amen. Vogliamo fare un canto e poi se c'è qualcuno che ha bisogno di preghiera velocemente può venire avanti, in modo tale che chiudiamo, che già siamo andati oltre la pasta asciutta. Se c'è qualcuno che ha bisogno di preghiera velocemente può venire, perché dopo il canto, se non c'è nessuno, chiudiamo.